raggi. Poi hanno aderito dei parlamentari, qui c'è il consigliere regionale Palozzi, il senatore Raghi, vari cittadini. Oggi alle 5:30 ci sarà sulla piazza del Campidoglio in maniera serena, pacifica, direi quasi non le armi, una manifestazione per dire alla Raggi che non ha fatto niente. Ci saranno anche sorprese, alcune musicali, che se vuole le anticipiamo, se voi volete, e poi ci sarà anche la funivia. Mandi la telecamera alle 5:30 perché la funivia prenderà corpo sul Campidoglio, sa che c'è la salita, c'è presente, no? E noi faremo la funivia del Campidoglio, così la Raggi sarà accontentata, potrà inaugurare, se scende dal palazzo, diciamo, del sindaco, troverà una funivia e potrà dire ho già fatto la funivia. Ma questo i dettagli nel pomeriggio. Sì. 5:30, 5:30. C'è la funivia in Campidoglio, anche la televisione giapponese, anche la televisione della Groenlandia. Alle 5:30 apparirà la funivia in Campidoglio. Garantito. Allora, questo stornello, andiamo subito col coro, è sulla musica, è nota, è la Fiera dell'Est rivisitata. Allora partiamo con Alla Fiera della Raggi. 1, 2, 3. Nel disastro della Raggi, nel caos totale, un topo enorme quasi mi mangio, e venne il gabbiano che mangio il topo, che per la strada quasi mi mangio. Al disastro di Virginia, nel Monnezzaio, un topo enorme quasi mi mangio, e venne il corvo che ammazzò il gabbiano, che mangio il topo, che per la strada quasi mi mangio. Al disastro di Virginia, nel campo rom, solo il degrado alla fine trionfò, e venne il serpente che morse il corvo, che ammazzò il gabbiano, che mangiò il topo, che per la strada quasi mi mangiò. Al disastro di Virginia, nel Monnezzaio, un topo enorme quasi mi mangiò, e venne il cinghiale che schiacciò il serpente, che morse il corvo, che ammazzò il gabbiano, che mangiò il topo, che per la strada quasi mi mangiò. E alla fine i cittadini cacciarono la Raggi, cinghiali e topi, Beppe Pagarossi e Roma nostra, splendente torno. Tutto qua. Niente di grave, insomma, diciamo. Chiediamo scusa agli autori. E qui c'è Roma splendente, non so se la vostra telecamera, siamo sulla terrazza Caffarelli, c'è Roma splendente alla nostra destra. Questa nulla ha fatto alla Raggi, c'era pure prima, speriamo che si conservi.